venuti qui oggi. Io mi chiamo Silvia Dalla Rosa e siamo qui oggi per presentarvi il programma di Coalizione Civica per Vicenza. Coalizione Civica è nata da più di un anno ed è il frutto di un percorso che ha riunito più di 100 cittadini che hanno iniziato a parlare e riunirsi per offrire un'alternativa a una lista di sinistra con dei valori che riguardano appunto l'ambiente, che abbiano un'attenzione al cittadino. E ha iniziato a riunirsi appunto l'anno scorso, abbiamo convocato una prima grande assemblea al Castello di Santa Corona a novembre sulla base di una carta dei principi. Abbiamo fatto un appello pubblico e abbiamo richiamato tutti quei cittadini che fossero sensibili alle tematiche appunto che riguardano l'ambiente, la città e la partecipazione. È iniziato da lì un percorso, abbiamo deciso di formare un'assemblea e ci siamo basati sul principio che l'assemblea è sovrana, cioè tutti i cittadini che partecipano ai nostri incontri hanno il diritto di prendere le decisioni in modo collegiale. Siamo un gruppo di persone che hanno delle storie diverse, che vengono magari da partiti, da associazioni, da comitati, e quindi ci sono cittadini che appunto si impegnano per la città e anche persone che sono competenti perché hanno una storia politica alle spalle. Però abbiamo deciso di riunirci senza assolutamente creare dei simboli o sigle, tutti sono assolutamente uguali perché appunto l'unica sovranità appartiene all'assemblea. Abbiamo deciso di iniziare un percorso che ha creato il programma che oggi vi presentiamo. Abbiamo utilizzato un percorso di progettazione partecipata, abbiamo usato il metodo dell'Open Space Technology, che è un metodo che si basa su l'autogestione di ogni gruppo di lavoro. Quando abbiamo convocato gli incontri pubblici negli ultimi mesi, abbiamo posto a tutti i cittadini la domanda quale fosse la prima delibera che avrebbero fatto una volta vinte le elezioni. Sulla base di questa delibera abbiamo preparato proprio un modulo che prevedeva di indicare quali fossero le cause di un possibile problema e indicare le soluzioni e gli obiettivi. Siamo riusciti ad avere un lavoro assolutamente realizzabile e concreto. Da questa serie di delibere abbiamo riassunto un decalogo di appunto 10 punti che ora vi illustreremo meglio, che ha alla base la vivibilità della città. Noi pensiamo appunto che Vicenza sia una città che ha necessità di rivivere, di rinascere, e perciò è proprio a partire dai cittadini, dalla partecipazione, dai quartieri che vogliamo iniziare questo percorso. Mi permetto di aggiungere questo: le persone si sono organizzate per lavorare in gruppi che sceglievano a partire dalla tematica. Queste persone che hanno scritto queste delibere sono persone molto competenti, in quanto sono cittadini esperti, perché sono attivi in questa città, perché conoscono le tematiche o semplicemente perché come cittadino si è trovato da lottare con la burocrazia, per esempio ha dovuto approfondire, o perché viene da i comitati o i movimenti che hanno cercato di impedire in alcuni casi la costruzione della cementificazione dilagante, o per esempio per i problemi delle scuole. Cioè sono cittadini competenti, come diceva Silvia, alcuni hanno un percorso di attivismo politico, altri sono semplicemente cittadini attivi e hanno partecipato con conoscenza di causa ai gruppi di lavoro. Per questo le nostre delibere sono molto esaustive e puntuali. Sì, noi appunto con l'idea di impostare questo lavoro sulle delibere, proprio l'idea, l'obiettivo era dare molta, come ha detto Nora, concretezza dopo a tutte le proposte che emergevano, senza perderci quindi in discorsi astratti. È un programma molto concreto che abbiamo voluto riassumere a partire dalle
stavo aspettando che entrasse. A partire dalle, dalle delibere abbiamo voluto scrivere 10 macro punti, un decalogo che raccontasse bene la nostra città che immaginiamo e vogliamo costruire. Questo decalogo racconta la nostra Vicenza e oggi, senza metterci a leggerlo punto per punto, abbiamo voluto riassumerlo in 4 parole chiave che trovate nella presentazione che vi abbiamo dato, su cui ruota dopo ogni punto. Queste parole chiave sono persone al primo posto e poi a seguire a cascata quartieri, sicurezze e rispetto, perché alla base di tutto il nostro programma c'è il ritrovare un senso di comunità e questa cosa è fondamentale per rendere una città tale. Una città senza comunità non è una città. Oggi vi abbiamo riassunto appunto le principali proposte della nostra lista sotto questi macro temi. Dopo, nel decalogo, le trovate ovviamente divise per argomento. Parlando di persone, il primo punto, come vedrete noi vogliamo essere molto chiari, non andiamo dritti al punto e cerchiamo di essere precisi su quello che vogliamo. E parlando di persone è importante guardare anche a tutte quelle persone che sono sempre di più, che vivono una situazione di disagio e che hanno bisogno di un supporto e sostegno del comune. E per questo, adesso io salto un po' di punti, dopo ce l'avete tutti scritti, che avvieremo un dialogo importante con banche ed assicurazioni perché diano le case sfitte per far fronte alle liste d'attesa dell'edilizia popolare. E questo quindi ha unito a un lavoro sul canone di affitto agevolati per giovani coppie e anche single e persone in difficoltà, è per far fronte appunto alla domanda abitativa che è importante, insomma, a Vicenza. E sempre parlando di persone, guardiamo anche a tutta la città ed è per questo che abbiamo inserito anche dei punti più generali, come ad esempio il piano regolatore del verde pubblico, se ne è tanto parlato in questi anni ma poi nessuno lo fa, e noi invece vogliamo fare un lavoro importante a riguardo. E parlando di Bertoliana, che è stato un tema caldo di questi mesi, per me è importante unire quello che c'è adesso in una nuova destinazione. Andando avanti dopo... E dove avete anche immaginato questa nuova destinazione, dove potrebbe essere? Allora, noi siamo convinti che debba essere tutto unito in un'unica destinazione, questa è la base di tutti i discorsi. Ce n'è una destinazione naturale per cui è già stata avviata, sono già stati avviati molti discorsi, in questi mesi si è parlato di metterla all'ex tribunale. Bisogna anche far fronte a quella che è la necessità economica per realizzare un determinato progetto. Per noi la destinazione naturale dovrebbe essere appunto di fronte a quella adesso dov'è, nell'ex sede della scuola Giulia. Il palazzo è stato ristrutturato, ha una storia, ha una bellezza che... Perché negarlo al popolo di persone che frequentano la biblioteca Bertoliana? Educare alla bellezza e educare al rispetto anche, no? Andando, proseguendo anche, perché le persone si legano ovviamente ai quartieri, che noi con un piccolo slogan, che non è neanche uno slogan ma è un dato di fatto, a Vicenza non c'è un centro, ma ci sono tanti centri. I quartieri non sono le periferie di Vicenza che ruotano e gravitano intorno al centro, ma sono veri e propri centri gravitazionali di una serie di comunità diverse, anche diverse. E, per far rivivere il quartiere passeremo le imposte comunali alle piccole attività di vicinato e non permetteremo che vengano costruiti altri centri commerciali apposta per non uccidere di fatto le botteghe che rendono vivo il quartiere.
Ci immaginiamo poi nuovi centri attrattivi in questi quartieri, a partire da, dall'esistente in linea generale, e cioè oratorio e scuole con cui vogliamo stringere accordi per far fluire, per permettere di fluire gli spazi spesso importanti che hanno, e recuperando le zone abbandonate o degradate e trasformandole in nuovi centri di quartiere. Accanto a questo, accanto quindi a un lavoro sull'urbanistica dei vari quartieri, c'è anche un lavoro ovviamente sulle persone. Promuoveremo infatti la nascita di comitati di quartiere che valorizzino quelle che sono le associazioni e le realtà del quartiere stesso. E dopo lo diciamo ancora, però anche in questo senso Vicenza ha una unicità, e penso quasi in tutta Italia, che sono le feste rock di quartiere, che sono veramente un caso unico e splendido di come il quartiere possa autonomamente farsi vivere e attrarre gente da tutta la città, e per noi sarà importantissimo difenderle, perché spesso, come abbiamo visto in questi anni, non riescono più a far fronte alle difficoltà dei tempi, e valorizzarle, come fino ad ora non è minimamente stato fatto. Questo è un discorso importante anche sulla cultura, che rientra anche nel rispetto di chi organizza eventi, visto che parliamo in parole chiave, per cui è necessario istituire un comitato che si occupi di cultura e che soprattutto eviti le sovrapposizioni di eventi, che spesso in questi anni sono accadute, e che si occupi di fare la giusta promozione agli eventi, perché molto spesso, parlando di quartieri, da quartiere a quartiere non si sa di cosa succede intorno. Parlando di sicurezze, noi vogliamo essere anche qua chiari. Il nostro obiettivo, abbiamo obiettivi chiari in mente, sia dal punto di vista della legalità, per cui faremo un patto trasversale con tutte le forze, gli operatori sociali e le forze di polizia, per andare a lavorare su tutti gli aspetti della sicurezza, sia per quanto riguarda tutti i problemi che poi si legano anche alla sicurezza. Ad esempio le slot machine, Vicenza è una città che ha questo primato, triste primato, per cui ogni giorno vengono giocati, mi sembra, 1.600 euro, tutta la città, insomma, primati terribili che possono essere trovati. Molto di più, ecco. Andavo a memoria. Molto di più. Noi vogliamo, il nostro obiettivo ultimo è liberare il comune alle slot machine. Ci piacerebbe tra 5 anni vantarci di che Vicenza sia l'unico comune in Italia in cui ci sono slot machine. Ovviamente questo è uno slogan, però è giusto avere obiettivi importanti per poi operare nell'amministrazione. All'interno del capitolo sicurezza si legano dopo tutte quelle che sono le sicurezze quotidiane, che spesso nessuno considera parlando di sicurezza. E ad esempio non tutte le strade hanno percorsi protetti, e questo è un problema per chi fa sport, ad esempio, che va a correre in strada, è molto pericoloso. E sarà importante fare percorsi protetti per tutti. Istituiremo zone 30 nei quartieri per preservare, per far sì che i cittadini possano fluire liberamente nel quartiere senza avere pericolo, che i bambini possano giocare anche di marciapiedi, ma senza avere pericolo di fare un passo falso e avere una macchina che passa a 70 all'ora. Metteremo LED in ogni attraversamento pedonale, che alcuni sono veramente pericolosissimi, e non parlo di periferie, ma anche in Viale Trento, qua di fianco, è veramente pericolosissimo, gli alberi coprono la luce, quindi LED in ogni attraversamento pedonale, e però permetteremo, dopo sul capitolo mobilità, come si può leggere nel decalogo, è molto importante, anche libero nelle strade di scorrimento eliminare i dossi, per far sì che dopo le macchine possano muoversi al di fuori dei quartieri. Riguardo al rispetto, poi, che è il capitolo conclusivo con cui vogliamo raccontarvi in breve il programma, rientrano tutta una serie di sensibilità, sia tra le persone, quindi prima parlavamo di eventi, noi vogliamo che la nostra città pulli di eventi nel rispetto ovviamente altrui, e questo vuol dire che se un evento rispetta le regole devono finire tutte le, chiamiamole in slang giovanile, le rotture di scatole che la città dopo crea agli organizzatori, e chi organizza eventi ne sa bene, ovviamente nel rispetto delle regole imposte. E in questo capitolo si inserisce ovviamente quello che è il rispetto del territorio, e
dell'ambiente, per cui promuoveremo un'economia circolare e vogliamo essere anche ad esempio per tutta la città, installando pannelli, con un grande progetto di installazione di pannelli solari su tutti gli edifici pubblici. E qua un capitolo importante che abbiamo inserito è la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di Vicenza, che in questi anni non è mai stato valorizzato adeguatamente per quello che vale, insomma. Ecco, noi così abbiamo voluto raccontarvi un attimo in breve il nostro programma. Ho cercato di essere veloce e dire le cose principali. Noi con questo programma ci candidiamo alle elezioni amministrative di maggio e fin da subito abbiamo cercato di aggregare, dicendo che il nostro obiettivo ultimo sarebbe stato quello di esprimere una lista alle elezioni. Il percorso sta proseguendo, presto avremo anche un logo, lo decideremo sabato, non sono neanche loro che lo stanno disegnando. Presto avremo un logo, presto, insomma, tutti i passaggi li stiamo facendo. Oggi presentiamo il programma, che è un programma importante ma concreto. E eccoci, quindi Coalizione Civica così oggi si dota di un'identità forte, che come potete aver visto non è strettamente di sinistra, quella sinistra radicale che spesso la gente vuole affibbiarci. È un programma di cittadini, come hanno spiegato Nora e Silvia, che si sono riuniti da 3 mesi a questa parte, cittadini che in minor parte provengono da esperienze partitiche, ma in maggior parte provengono da associazioni e movimenti, e che insieme hanno scritto questo programma, che penso sia, questo mio pensiero personale, molto innovativo sia nel metodo con cui è stato scritto, ma anche per le cose che dice. Mi permetto, scusa, vado di dire che tra le persone che fanno parte del nostro gruppo di lavoro stesso ci sono anche 2 ex consiglieri comunali, no? E quindi abbiamo anche da parte loro il sostegno per quello che riguarda come muoversi, è possibile la legge, non la legge, cioè non, tutte le cose che abbiamo pensato sono state anche studiate come fattibilità. E l'altra cosa che noterete nelle diverse slide e nell'illustrazione che ha fatto Leonardo è che immediatamente è venuto fuori il problema della trasparenza, perché è vero che le grandi mostre hanno portato tanto movimento alla città, ma non siamo mai riusciti a capire quanto è significato in soldi, e i soldi per esempio della tassa per il turismo come è stata utilizzata. È necessario che ci sia un bilancio al quale il cittadino può accedere e capirlo. La trasparenza anche nella gestione dell'amministrazione in tutti i sensi. E questo, per esempio, l'Osservatorio per la Salute Pubblica, l'Osservatorio sul disarmo, che sarà, si propone che si faccia nella nuova Casa per la Pace, cioè molta attenzione a come, non solo come si prendono le decisioni, ma poi come vengono eseguite. La comunicazione, non solo con il cittadino, se no tra i diversi settori dell'amministrazione, questo riguarda la cultura, ma non solo. Un problema sanitario si limita solo all'ospedale o no? Come si muove un cittadino in queste cose? Non di meno il problema di tutti i migranti che ci sono e che oggi la città non sa bene come contenerli, come aiutarli, perché è un sistema molto chiuso al quale il cittadino non può accedere facilmente se vuole dare una mano. E quindi un tavolo dove si possono incontrare tutte le associazioni, le cooperative, il libero cittadino che dice io voglio aiutare, come con la ripetizione di italiano, organizzando un corso. Questo non esiste ed è un peccato, perché si perdono tante energie. Ci vantiamo sempre che Vicenza è una città con un alto numero di persone che si dedicano al volontariato, ma sono energie che non sono in sinergia. Quindi questo è emerso molto nel nostro lavoro. E sui migranti vorrei aggiungere una cosa. Noi in realtà riteniamo che la situazione così com'è ora non sia quella più idonea per una corretta convivenza civile fra
vicentini e persone che vengono qui per trovare un lavoro o rifugiati. Noi pensiamo che il Comune debba farsi carico di progetti volti all'integrazione fra queste persone, perché non possono essere lasciati e abbandonati in dei piccoli, dei grandi hotspot, li chiamiamo così, tipo l'Hotel Adele, tipo l'Istituto Baronio, e lasciati a se stessi, mentre potrebbero diventare una risorsa per questa città se immessi in progetti di integrazione, di apprendimento della lingua italiana e delle regole che ci sono nel nostro paese. Siamo contrari alla concentrazione in determinati quartieri di grosse quantità di immigrati. Ho fatto gli esempi dell'Hotel Adele e del Baronio, perché riteniamo che sia importante un'accoglienza diffusa di micro comunità più piccole, e soprattutto il Comune di Vicenza dovrebbe farsi carico presso gli altri comuni contermini di promuovere l'accoglienza anche laddove in questo momento non c'è, perché non è possibile che il capoluogo si faccia carico di un problema di questo tipo, mentre tanti comuni della provincia di Vicenza rifiutano qualsiasi tipo di accoglienza. Direi che sì. Se avete domande, o se vuoi. No, se avete domande. Sì. Ci sono dei capitoli specifici poi sulla mobilità, sulla cultura, e questi li abbiamo riassunti nel decalogo. Posso? Sì. Visto contenuti ne avete, quindi si fa fatica a parlare in questi incontri dei contenuti, invece quelli dei contenuti poi si possono discutere, ma ci sono, no? La domanda, salto invece a quella che invece in altri posti è la premessa. Vi presenterete come lista, l'ha detto? Sì. L'avete detto? Avete già un'idea di con chi allearvi, oppure siete in fase di valutazione? O andrete da soli? Dipende, sulla base di questi contenuti, che non è che è importante avere i contenuti di questo. L'assemblea, l'ultima assemblea, ci ha dato un incarico, per questo è nato questo gruppo politico, che siamo noi quattro, di esplorazione, come va di moda parlare oggi anche a livello nazionale. E quindi stiamo iniziando incontri con gli altri candidati sindaci per capire come viene apporto il nostro problema adesso che è stato definito dall'assemblea, e quali sono le cose che possono unirci o disunirci, perché su base di questo programma. In base a questo programma e in base anche, come le dicevo prima, a la rappresentanza dell'assemblea, la forte rappresentanza. Noi, una volta finito questo giro di esplorazione, consultazione, di farci conoscere e conoscere gli altri, come farci conoscere come forza politica, perché lo siamo, e far conoscere gli altri, dire ok, sabato si torna, no, mercoledì prossimo, vediamo adesso, sì. Torniamo in assemblea, esporremo come incontrate tutti i candidati sindaci, oppure tutti quelli attuali, cominciando a, ma come intenzione di incontrarli tutti senza limitazioni di nessun tipo, oppure? Beh, io sarei per il sì, perché a me piace molto conoscere gli altri, infatti parlarci. Ovviamente l'assemblea ci ha dato mandato di incontrare il candidato sindaco della lista Otello Dalla Rossa del centro-sinistra, e anche 5 Stelle, però invitare anche gli altri, oppure aspettate che vi chiamino? Se posso permettermi, noi abbiamo ricevuto inviti da parte di queste due forze in particolare, con cui ci incontreremo presto, e per ora quindi l'assemblea ha dato mandato sugli inviti ricevuti. Se altri candidati sindaco vorranno invitarci, noi siamo una forza politica in campo e andremo, perché come tutte le forze politiche in campo è giusto parlare tra tutti. Grazie. Scusate, stavate dicendo che la settimana prossima ci sarà un'assemblea durante la quale quindi voi esporrete il risultato di questi incontri. Già sabato, questo sabato già. Ah, già questo sabato andiamo a presentare il logo, se riusciamo a fare, sì, se riusciamo a fare. Perché non so se capite che tutti in questo momento sono ancora molto dipendenti di quello che sta succedendo a Roma, no? Allora, noi cerchiamo di fissare gli appuntamenti in modo di sabato poter portare all'assemblea le conclusioni. Se non riusciamo a incontrare
in questa settimana, perché oggi è già mercoledì, e gli altri candidati, e andremo all'assemblea del mercoledì prossimo. O della settimana prossima, esatto. Sì. Ma in quella sede prenderete anche una decisione, quindi definitiva? Contiamo di prendere una decisione, sì, perché ovviamente il tempo stringe, e se dobbiamo prendere una decisione in un senso o nell'altro, bisogna poi attrezzarsi per l'incombenza delle elezioni, cioè non vogliamo arrivare alle elezioni impreparati da questo punto di vista. C'è anche l'ipotesi che non troviate un candidato che già c'è, che segue alcuni punti del vostro, su cui diciamo creare un'alleanza, mandare quindi da soli con un candidato vostro? C'è questa ipotesi? Allora, le ipotesi sono diverse, perché l'Assemblea è una grande testa, e dentro questa grande testa ci sono diverse correnti, linee di pensiero, aspettative e desideri, ma oggi finché non li incontriamo non possiamo dire questo. Cioè, per noi è molto importante il riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto, è molto, e vorremmo avere la possibilità di confrontarci con un simile lavoro da parte degli altri. E quindi, una volta che diremo su questo sì, perché tante volte i movimenti ci hanno detto voi sapete dire no, noi stiamo dicendo sì a tutte queste cose. Se su queste cose ci troviamo, il cammino sarà, la strada sarà facile. Se su queste cose non ci troviamo, l'Assemblea discuterà quanto sarà necessario per prendere una posizione. Quindi, se ho capito bene, la decisione verrà presa mettendola ai voti, sì. Giusto? Quindi come sarà sempre l'assemblea. L'assemblea è formata da iscritti alla vostra associazione? No, tutti quelli che partecipano possono votare, tutti i cittadini che partecipano possono votare su quello che mettiamo ai voti. Perché tutti sono stati protagonisti, perché tutti hanno lavorato. Ma possono arrivare anche persone nuove, oppure chi ha lavorato in passato? Una persona nuova che ha letto tutto il materiale. Viene interrogato prima, senza rispondere. Sì. Si capisce subito se lo ha letto o no, se ha capito come abbiamo lavorato. L'unica cosa che chiediamo è un'email per ricontattarlo. Per tornare un po' sulla domanda del collega, ma non per insistere, diamo per ipotesi che non troviate un accordo sui punti fondamentali. Il piano B. L'avrete già esaminato, dirà che vada sottoposto o meno, che è importantissimo l'assemblea. Ci sarebbe un vostro candidato sindaco? Avete già qualche idea a riguardo oppure no? Nell'ipotesi in cui non ci sia un'alleanza, in cui appoggiate un candidato sindaco di un'altra forza? Allora, noi abbiamo voluto proprio presentare oggi il programma ancora prima che parlare di tutto, perché quello che conta, noi non nasciamo per inserire qualche persona in giro per rappresentare, come spesso è successo, una parte politica e spesso anche magari residuale. Noi abbiamo coinvolto i cittadini, abbiamo chiesto ai cittadini quali erano le priorità per Vicenza, sono emerse, secondo me, un programma quasi unico in questo momento, perché molto preciso ma con una visione importante. Noi faremo la cosa migliore perché questo programma sia il programma di governo della città. Non escludiamo niente, ovviamente abbiamo le nostre rassegne da manica, come sa già apposta, no scherzo ovviamente, dobbiamo ancora iniziare a incontrare tutto, l'assemblea deciderà la prossima settimana o tra due settimane a seconda di come andranno gli incontri, non solo con le altre forze politiche ma anche interne a noi, giustamente. Noi adesso faremo queste due settimane di dialogo interno ed esterno e poi l'assemblea deciderà. Quindi se volete partecipare all'assemblea. Se lei dice la cosa che si sta chiedendo, se siamo in grado di presentare una lista nostra, la risposta è sì. No, questo l'avete detto in anche perché faccio il discorso adesso, i contenuti li avete, questo è importante. Vi andate a confrontare sui contenuti. Ipotesi che trovate una lista che ha condivida con voi la maggior parte dei contenuti, bene, immagino. Noi siamo pronti a tutto. Dopo, una cosa che vorrei chiarire, cioè il confronto non ci sarà solo con i partiti politici, il confronto sarà anche nei quartieri. Successivamente, una volta, cioè il programma che adesso è stato fatto, fra l'altro vorrei far notare che questo programma ha uno spirito molto giovanile, perché hanno contribuito molto i giovani che qui per esempio sono rappresentati da Leonardo. Ma il confronto. Silvia! Grazie! Silvia! Scusate. Dice sempre che non sei un giovane. Piccolo lapsus.
ma il avete confronto capito, siamo già rotti comunque con le lezioni. Già ci sono per una questione alla grafica, tra l'altro. Il confronto che ci interessa poi è quello con i cittadini sul programma, quello è il vero confronto, perché adesso questo programma è stato costruito, diciamo, da un'assemblea di persone, di un centinaio di cittadini, come abbiamo detto prima, ma poi quello che vogliamo fare è andare poi durante la campagna elettorale in tutti i quartieri della città per confrontarci su questo, anche le associazioni di con le associazioni di categoria, con sì, e dopo, con, non, sì, non esatto. Fate in tempo subito, ovviamente, no? Esatto. Prima e dopo la decisione. Faccio solo un appunto, hai parlato di avete il piano B pronto, ci tengo a precisare, questo non è un piano B, un eventuale candidato sul sindaco nostro. Ci sono tanti piani sul tavolo, nessuno è prioritario rispetto ad un altro, tutti sono in campo e a seconda appunto di cosa succederà in queste settimane, decide, l'assemblea deciderà. Due cose tecniche. L'ultima volta che vi ho incontrato c'era anche il consigliere Dovigo. Sì. Mi chiedo se è ancora con voi, sì, certo. Immagino di sì. Quindi ancora sì, certo, ho fatto tanti, come dicevo prima, no? Tanto lavoro alla pari nostra per spiegarci le procedure, questo si può, questo è possibile. I due consiglieri sono Dovigo, quindi? E Asproso. E Asproso. Dovigo è ancora consigliere. Beh, la Dovigo. Allora erano tre, Fulvio De Vesale. E Gigi Cipolletti. E qui sono quattro. Cipolletto, Asproso, la Dovigo che è ancora consigliere. E? Quindi anche comunque poi abbiamo sì. Anche tante persone che partecipano, che magari provengono dai comitati, insomma. Sì, cioè queste persone non stanno ovviamente assorbendo il lavoro no. Dei multi, fanno parte di un percorso come persone molto informate, molto preparate e che è importante avere. Ci tengo a riguardo, visto che si parla di nomi, dire però che queste non è, non facciamo un ragionamento sul passato. Di no, no, parlava di esperienza, parlava, no? Sì, sapere cosa, no, cosa è possibile. Tenevo a specificarlo. Ognuno si è svestito, diciamo, della sua giacca. No, chiaro, è un fatto tecnico, sapere cosa si può fare. E poi, per esempio, Leonardo parlava delle feste rock, no? Ci sono tanti ragazzi, che tanti ragazzi di Festa Ambiente, anche che hanno fatto esperienze di organizzare eventi in prima persona, sostenuti da, in alcuni casi, associazioni, in altri casi no, sono partiti da niente. E questa è stata un'esperienza di crescita impressionante per i ragazzi, tanto che oggi sono capaci di porsi in prima persona in un progetto politico. Questo è stato un aspetto che, della crescita, no? Cioè, una volta esistevano i consigli comunali dei ragazzi. Abbiamo smesso di farlo e invece secondo me vanno riproposti, perché capire da bambino cosa vuol dire amministrare è una carica in più per diventare un cittadino consapevole, un cittadino partecipe. E le scuole, le feste rock sono state per loro, hanno avuto questa funzione, no? Formativa. Non solo di creare intrattenimento, ma di autoformarsi. C'è un presidente della vostra associazione? Sono solo due portavoce, che sono io e Nora. E adesso c'è un comitato politico che appunto è incaricato di parlare con tutte le forze sociali e politiche in campo, che siamo noi quattro, esatto. E presto si strutturerà tutto il resto della lista con un gruppo organizzativo, un gruppo comunicazione che pure c'è già, in realtà qualcosa si sta già formando. E abbiamo un gruppo comunicazione molto efficiente, fatto da giovani esperti. Abbiamo sì. Visto il materiale. Nessuno gli fa grafico così. Assolutamente. Non provocare. No, è giusta provocazione politica. Diciamo che non vogliamo fare una campagna elettorale tradizionale. Una campagna un po' innovativa anche da questo punto di vista. I social, i contatti con le persone, le feste. Esatto. Cioè vogliamo dare un'impronta, diciamo, nuova a questo tipo di situazione. Grazie.